Ehi, la ciao, ormai io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Abandon Ship, in cui oggi tenteremo di concludere la nostra situazione e continuare la nostra main quest. Allora, abbiamo lasciato per ultimo solo un pirata che mi sono già scordato. Ok, laggiù in fondo, la nave è a posto e dovremmo essere tranquilli teoricamente. Scusatemi, ma è questo il posto dove dovrei essere? No, infatti, cosa sto facendo qua? Ero voluto ripararmi? Probabilmente, mi sa che ci vediamo là allora. A dopo. Scusate, torno un attimo perché ho scoperto una cosa che non sapevo fosse possibile. Ho sconfitto il Kraken in quel settore dove ero prima e uno dei marinai ha perso un tratto mentale che era quello di avere paura dei mostri. E è fichissimo, niente, non me l'aspettavo. Rieccoci, ciurma, adesso siamo nel settore giusto effettivamente e ci manca solo più questo piratino piccolino. Potrebbe essere che riusciamo anche a scappare prima che ci appaia il Kraken, non lo so. In tal caso non sarebbe una cattiva idea per potersi riparare un minimo. E cosa volevo dire? Pensavo di non farvi vedere la battaglia, perché tanto sarà probabilmente come il solito le battaglie di Abandon Ship. Una cosa che mi ha lasciato perplesso è che contro i Kraken siamo comunque estremamente deboli, nonostante abbiamo una ciurma ben messa, perché sono tutti molto livellati comunque, anche in combattimento sono messi mediamente bene e a sparare sono tutti in gamba, e abbiamo la nave potenziata al massimo, e rimane sempre una cosa molto tosta e non so in cosa posso migliorare il mio setup per a combattere i Kraken. Vedremo se si troverà qualcosa o se è semplicemente una falla del design. A tra poco. Avevamo preso poco danno, come potete vedere, ma siamo riusciti a fuggire dal Kraken. Forse non era neanche più necessario, visto che avevamo poco danno, ma già che ci siamo, che siamo riusciti a sfuggire, direi perché non andare effettivamente a rattopparsi in modo da essere al massimo delle forze. E niente, quindi affronteremo il Kraken con tutte le possibilità del mondo. Tirato giù, super easy, super easy. Guardate, niente mi ha fatto praticamente. Nulla. Nulla. Ho fatto una configurazione leggermente diversa perché ho messo tutti a sparare e da quello che mi è sembrato di vedere anche il Berserker Dart fa danno al Kraken, più questi altri qua. Per cui buona parte delle volte son carichi tutti. Ogni tanto carico solo questo. Però quando carico solo questo gli permette comunque di inabissarsi, perché se riceve danno lui si inabissa. Mentre invece se sono carichi tutti e quattro fanno una vagonata di danno e si inabissa. Molto molto buono. Allora, quindi siamo riusciti a liberare la zona del mega vulcano. Con la flottiglia distrutta controlli l'isola cercando per altri superstiti. Quando fai il giro del promontorio ti incontri con, cioè, fai un incontro con una dozzina di vascelli del culto che stanno arrivando in formazione di battaglia stretta. Come puoi fermarli tutti tu da solo? Non hai alcuna scelta se non scappare. Soffrendo, patendo del fuoco di cannone loro finché non riesci a fuggire del tutto. Dove siamo finiti? Appena dopo che i ripari sono stati completati al porto più vicino, senti un tuono e una luce all'orizzonte. Lo Slumbering Giant non sta più riposando. In risposta, molti nuovi vulcani nell'area iniziano ad accendersi. Hai paura di vedere fino a quando la reazione si espanderà. Il padre trionfante. Questa è una. Questa
un grande piano, un grande punto per raggiungere la sua ultima visione. I vulcani aumenteranno la temperatura del mare, quindi i kraken prima verranno liberati, poi il divoratore. Il mondo conosciuto verrà allagato e sarà il dominio del padre. Ti avvicini alla, cioè ti vai in direzione della nave preparandoti a partire. Il porto è pieno di gossip, di chiacchiericci. Preoccupato, presumi che parlino delle recenti eruzioni. Senti qualcuno che, no, che sembra un commerciante. Chiedendo loro urgentemente di ripetere che cosa hanno detto. Il culto ha attaccato Landfall. Devi andare là immediatamente. Cavolo. E niente, è la fine. È la fine, Landfall. E non possiamo neanche teletrasportarci là. Ah, guarda, si è spostato qua. Ok. Non sapevo ci fosse un porto là vicino. Allora, andiamo solo un attimo a fare. Vedere se tutto a posto. Ok. Nulla di favore. Cos'è? Gargoyle? Ah, sparano quando gli altri cercano di abbordarti. Ok. È difficile che cerchino di abbordarmi, però. Section upgrade non è più alto. Qua non hanno delle navi nuove più potenti, no? Col fast travel dove andiamo? Ah, quando ci stai avvicinando alla nave, il membro della tua ciurma ti ferma senza fiato. Sì, potrei averci messo in un piccolo guaio. Lo guardi con un estremo dispiacimento. I problemi. Cioè, sei già pieno di problemi senza che la ciurma te ne provochi altri. Stai appena per chiedere loro che cosa hanno fatto quando una coppia di magistrati si fa largo tra la folla arrivando verso di te. Quello che pensi essere il loro leader ti accusa. Tu, consigliaci quel fuggitivo, ora! Gli chiedi di che crimine è colpevole e rispondono che è un adultero. Guardandolo. Lui risponde, cioè ti guarda un po' cioè vergognoso. Tu dici ai magistrati: signori, per piacere, questo è un piccolo impiccio, no? Probabilmente potremmo trovare qualche modo di arrangiarlo. Non quando è la moglie del governatore, loro rispondono, mettendo le mani sulle loro spade. Questa volta mandi al tuo collega uno sguardo davvero infuriato, al quale arrossisce. Sei in una posizione molto scomoda, puoi scappare alla nave, ma questo ti renderà un fuggitivo e il governatore di sicuro ti metterà un alto livello di ricercato. Puoi cercare di corrompere in modo che la tua nave non sia collegata al membro della ciurma. Oppure puoi consegnarglielo e perderlo per sempre. Cosa cerchi? Cavolo, non voglio consegnarglielo. Però che livello di ricercato mi darà poi? Cioè, quante operazioni dovrò fare per diminuirmi il mio livello di ricercato? Non è il momento migliore. Proviamo a corromperli. Ok, acconsentono, scappano e seguirlo da un'altra parte e pianifichi di dare l'inferno al tuo membro della ciurma e lo porti, cioè lo trasciri per l'orecchio. È comunque incredibilmente grato e quando
quando tornate alla nave non potete se no ridere della sua cavolata. È un pazzo questo, è un pazzo isterico, completamente. Allora, vediamo un attimo. Ok, niente, è successo. Qua c'è un faro, perché non c'è niente. Potevamo fare una piccola esplorazione, ma direi che a sto punto nulla. Ma noi volevamo fare fast travel, tra l'altro. E ci ha interrotto questo tizio qua. Questo pazzo. Allora, fast travel. Dove vogliamo andare? Noi vogliamo andare più vicino possibile a Landfall, tipo qua. Va bene, no? Magari raccolgo un po' di pesce prima. Vabbè, dai, abbiamo più di 1000, non è che dobbiamo fare troppo i taccagni. Andiamo, andiamo, che ce frega. Ovviamente non possiamo fare più il fast travel a Landfall. Non ho intenzione di picchiare quei pirati per questo momento. È un po' che sta succedendo a Landfall. È sotto attacco. Allora, ripulisco un attimo la cosa dai gli eventi minori e ci vediamo. Ok, ho tolto solo gli eventi innocui. Abbiamo preso un po' di pesce e niente di più. Vediamo che ci aspetta a Landfall. Noi avevamo detto che erano nei guai. Le fiamme distanti ti distruggono lo spirito man mano che ti avvicini. Le tue paure peggiori si sono realizzate. Landfall è stata distrutta. Quello che rimane delle navi, del culto e delle altre, riempiono il porto e le spiagge. Almeno il tuo nemico ha sofferto molto nell'assalto. Corri, in direzione della grande libreria. Allora, c'è fuoco dappertutto, gli edifici sono stati rasi al suolo dal bombardamento dei cultisti, ci sono cadaveri ovunque, dappertutto tra cittadini, soldati e cultisti, alcuni sopravvissuti, sanguinanti, si trascinano in giro, la grande libreria non è stata risparmiata. Raggiungi quello che è rimasto del quartiere di Voltare, la porta è in schegge, l'interno è tutto in fiamme. Ci sono dei corpi carbonizzati all'interno non riconoscibili. La tua visione si scurisce e la presenza ritorna. Il padre sente che sei quasi distrutto psicologicamente da questa scoperta. Ti aspetti che si metta a trionfare, ma invece ti rivela il suo passato momento di sconfitta. Una volta governava su tutto, i suoi figli erano liberi di girare negli oceani. Poi venne l'età del ghiaccio. Il padre scappò con i suoi figli nell'ultimo punto che gli desse abbastanza calore per sopravvivere. Quando pure quello si oscurò, il padre diventò dormiente e la sua prole congelata nei dintorni. E sui tentativi di generare dell'empatia cadono su un cuore duro. Ora sai dove si è ritirato e su cosa si riposa? Lifebringer, il più grande vulcano conosciuto all'umanità. È rimasto dormiente per l'eternità. Ma dopo che hai visto cosa può fare la Devil Rock, hai una nuova proposizione. Vai, corri alla nave il più in fretta possibile. Nella baia sotto ci sono varie navi che sono arrivate, attratte dal fumo. Sono
approdate quando raggiungi la tua nave. Un gruppo di capitani e le loro ciurme ascoltano i racconti dai sopravvissuti. È stato un fulmine guidato da un'armata di cultisti. Non hanno pensato per le loro perdite, veleggiando dritto dentro il porto, in bocca alle difese. E niente, i loro seguaci hanno corso come pazzi attraverso la città. Le loro azioni erano senza senno oppure suicide, ma il loro obiettivo era quello di prendere Landfall e toglierla dai giochi. E sono stati successi, cioè hanno avuto successo. Molti capitani arrivano appena hanno sentito notizie, pronti per cercare i loro cari. Alcuni ammettono che sono scappati quando le difese costali sono state azzittite. E evitano di incontrare il tuo sguardo. Sai che cosa devi fare? Il culto è troppo potente per essere sconfitto da con metodi convenzionali. Se volevi inizialmente fare metterli al tappeto uccidendo il primo Kraken rilasciato, questa idea aveva senso, ma l'obiettivo era troppo piccolo. Hai bisogno di uccidere il padre, e la Devil Rock è la chiave. Nelle domande girano tra quelli che si sono assemblati. Alcuni vogliono sapere che cosa succederà. Tu non sei sicuro se intendono personalmente o per tutti. Usi l'opportunità per spiegare che c'è un porto vicino che è sotto il controllo del culto e che stanno assemblando un'arma che può accendere i vulcani. Per questo si sono visti accendersi in tutto il mondo. Tu specifichi, il controllo di quest'arma può permettere di rivoltare la situazione e fermare il culto. È un obiettivo, e alcuni di essi sono in disperata ricerca di esso. E anche di qualcosa abbastanza vago per dare una motivazione. Non hanno bisogno di sapere che cosa realmente si stanno ingaggiando a fare, o che probabilmente questa è una missione che nessuno di loro, da cui nessuno di loro farà ritorno. Alcuni fanno delle scuse, ma abbastanza sono. Alcuni portano scuse, ma abbastanza sono. Mossi dalla rivincita per darti una possibilità. Libererete la Devil Rock. La battaglia di Devil Rock. Quindi probabilmente dovremo andare a Devil Rock con questi capitani. Ah, Endgame si chiama questa. Per cui immagino che siamo arrivati praticamente alla fine del gioco. Allora, dobbiamo tornare di nuovo a Devil Rock. Non so se abbiamo la possibilità di fare un fast travel, ma non so quanto non possiamo entrare nel porto in fiamme. Per cui direi che ci conviene andare a piedi fin là, ma direi che questo possiamo anche tenercelo per il prossimo episodio. Visto che sono già passati 18 minuti no, dobbiamo essere di qua, mi sa. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nella prossima puntata di Abandon Ship, che probabilmente sta andando a volgere al termine. Vogliamo prendere la Devil Rock, tirare giù Father e dovrebbe essere a posto a quel punto, no? Speriamo così. Speriamo. Ciao a tutti e buona giornata.